Allora, io sono da sempre, da almeno sì, 15-18 anni, un'attivista esterna al mondo dell'accoglienza che conosco, sempre conosciuto come insegnante di italiano, che incontrando le persone ha dovuto approfondire quali erano le problematiche nel momento in cui arrivavano. Inizialmente quindi incontravo principalmente persone vittime di sfruttamento lavorativo di più vario tipo, lo sfruttamento agricolo, lo sfruttamento all'interno delle abitazioni, delle case, ma anche lo sfruttamento all'interno delle comunità, nel luogo in cui vivevano. Io vivevo a Napoli, quindi ho sperimentato questa forma di fare attivismo cominciando dal conoscere le persone che arrivavano e quali erano le problematiche legate all'accoglienza che non era ancora strutturata, era un'accoglienza che significava un territorio come ti vede e come entri in un territorio, quindi sempre in forme marginali. Inizialmente io mi ricordo ragazzi che arrivavano, richiedenti asilo, che erano per strada, che dormivano in stazione e venivano a cercare da noi corso d'italiano e davamo gratuitamente, quindi era un esperire insieme delle modalità diverse di vita dentro le quali ci riconoscevamo nell'esigenza comunque di trovare un linguaggio comune. Abbiamo cominciato a vedere come funzionavano male le amministrazioni pubbliche, sia per noi italiani che per chi arrivava all'epoca. La svolta, diciamo, attivista io l'ho avuta personalmente nel 2011, perché arrivarono 1200 persone a Piazza Garibaldi in cerca di asilo e noi ci siamo trovati ad affrontare questo fenomeno perché cercavano corsi di italiano, ci vennero a cercare per questo, oltre che informazioni sul territorio, perché noi eravamo il territorio, insomma, di Piazza Garibaldi. Questo ci ha fatto entrare in contatto con loro, abbiamo lavorato tutti quanti insieme, abbiamo cominciato a conoscere quelle che erano le anomalie all'interno del primo sistema di accoglienza, quello gestito in forma emergenziale dalla Protezione Civile, in cui non si era mai arrivata ad una seconda fase, quindi hanno interessamento degli enti locali, hanno interessamento alla persona. Giravamo tutti gli hotel della campagna, eravamo in tre insieme a due giornalisti ed insieme ad alcuni dei richiedenti asilo che venivano con noi nei centri, e ogni volta che entravamo nei centri si costruivano dei movimenti all'interno dei centri di richiedenti asilo, di persone, uomini e donne, che si univano ad altri richiedenti asilo di altri. Eravamo un gruppo vasto in movimentazione attiva contro un sistema. Ci siamo scagliati contro la Protezione Civile, ci siamo scagliati anche con gli enti locali che non prendevano posizione. Abbiamo firmato esposti, abbiamo denunciato insieme dei maltrattamenti, abbiamo rilevato all'interno dei centri uomini e donne all'interno delle quali le persone più vulnerabili, quindi le donne e i minori, subivano continua violenza. Abbiamo potuto vedere come i caporali se ne andavano a prendere all'interno dei centri, abbiamo conosciuto purtroppo responsabili di centri all'interno della delinquenza. E quando uscirono da questa prima fase nel 2011 abbiamo purtroppo vissuto quello che il terribile sistema poi aveva creato, cioè una presenza esterna di persone che non riuscivano più a trovare una propria territorialità, la difficoltà a trovare casa, la difficoltà a capire dove si era arrivati, e questo movimento da Piazza Garibaldi si mostrò 1200 persone, da tutta la campagna 5000 persone verso l'altrove, verso i confini d'altrove. Senza strumenti, non gli avevamo dati nulla, non avevamo fatto altro che prolungare le loro sofferenze. Nel tempo il sistema d'accoglienza è sempre continuato ad essere in forma maggiormente detentiva. Adesso è gestito dalla prefettura, ma chi arriva incontra la polizia, viene schedato, viene numerato, viene derubato. Abbiamo anche denunciato situazioni in cui i siriani erano stati per esempio derubati su delle navi militari. Viene picchiato, perché durante tutta la strada, tutto il percorso dei siriani degli anni precedenti sono stati picchiati perché non volevano rilasciare le impronte, perché non volevano restare in Italia. Abbiamo esperito che cosa era la detenzione per una persona. Chi sbarcava spesso si vedeva trasferito anche persino nei centri di detenzione per il rimpatrio senza alcun motivo. Alcuni venivano prelevati e spinti a dichiarare che tra di loro c'erano degli scafisti, perché li tenevano sotto interrogatorio per giorni interi, succedeva ad esempio nella provincia di Siracusa. Abbiamo guardato, abbiamo denunciato, abbiamo lavorato insieme, abbiamo risposto alle segnalazioni tramite il telefono o in presenza. Quando eravamo sul territorio eravamo presenti con loro e cercavamo di costruire un'alternativa, fosse il corso italiano, lo sportello di orientamento o la costruzione insieme di una movimentazione. Quando eravamo lontani era il telefono il nostro punto di contatto, e come attivista è significato rispondere a centinaia di telefonate al giorno, non solo dall'Italia ma anche da altri paesi d'Europa, dalla Francia, dalla Germania, dalla Turchia, dalla Grecia, persino dal
dal Pakistan. Essere attivista ha significato soprattutto comprendere che c'era necessità di un legame forte contro le ingiustizie, che continuano ad esserci, e noi per questo continuiamo a batterci. Abbiamo però perso un elemento importante, che è quello della territorialità, del cominciare a capire che bisogna fare comunità insieme, del riprendere a parlare con chi ci è vicino, che è proprio chi c'è vicino, che sta aggredendo le persone che arrivano, e di un sistema che continua ad essere clientelare, di un sistema pubblico completamente smantellato, che non vale per noi e non vale per nessun altro. Crediamo come attivisti in una forma di accoglienza che sia una modifica in quello che deve essere il sistema pubblico, deve essere il sistema pubblico per tutti. Chi arriva deve essere assorbito dal mondo, non deve essere ghettizzato. Il sistema di accoglienza deve fare in modo che il sistema pubblico semplicemente si adegui, adeguandosi migliori per tutti. Non nascondo che come attivista sento fortemente il fallimento di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, di come abbiamo combattuto sbagliando, di come non siamo riusciti davvero a combattere per i diritti di tutti e di come adesso ci ritroviamo di fronte a un governo che sta togliendo il permesso umanitario, che sta radendo al suolo un sistema di accoglienza come quello dello SPRAR. Uno SPRAR che è distrutto anche perché le stesse politiche attuali non gli permettono di avere dei fondi, sono 8 mesi che i fondi sono bloccati ad esempio per le SPRAR, e di continuare a vedere persone che escono dai centri e finiscono nei campi di sfruttamento. Ed è succede sempre, succede ogni giorno, nei campi di sfruttamento agricolo, nei campi di sfruttamento dell'edilizia e nello sfruttamento sessuale che sta aumentando, non solo per le donne ma anche per i minori. Di vedere continuamente lesi i diritti e soprattutto di non essere riusciti a fare in modo che il sistema diventasse un sistema per tutti. E questo è il lavoro che noi dovremmo fare, dobbiamo farlo urgentemente adesso, perché inoltre in tutto questo lavoro appunto siamo continuamente criminalizzati, ci hanno minacciato i responsabili dei centri camorristi o dell'andrangheta, ci hanno minacciato le prefetture, siamo stati denunciati, siamo stati segnalati, siamo sotto continua osservazione, un'osservazione che non termina. Siamo sempre più deboli, siamo sempre più pochi, siamo sempre più frammentati, e questo è quello che dobbiamo provare a cambiare, ritornare ad essere forti continuando ad essere unità.